vorrei sapere, scusa, prima inizia di tutto adesso? La vita, sì, dove ti stai portando? Non ti serve sentire ciò che tra poco vedrai di persona. Stai dentro? Non ho sentito? Sta zitto. Non mi serve sentire ciò che stai per vedere e neanche vedere ciò che stai per sentire. Ma che dice? Non devo né vedere né sentire. Certamente, perché è ben diversa la natura di queste due cose. Del non vedere e del non sentire? Proprio così. Diversa in che senso? In questo senso. Quando l'etere si separò dal resto e generò esseri viventi, a chi aveva bisogno di vedere, costruì l'occhio, a immagine del globo solare, e per udire, traforò un imbuto, e fece l'orecchio. Ah! Dunque, per via dell'imbuto e del sole io non dovrei né vedere né sentire? Che piacere per Zeus imparare queste cose, eh? Vedi cosa vuol dire frequentare i sapienti? E potrei insegnarti molte altre cose. E potresti anche insegnarmi a diventare zoppo da tutte e due le gambe, oh. Sì, sì, certamente. Ma non ora. Ascoltami. Ascolta. Abita Agatone, il famoso poeta e scrittore di tragedie. Ma è quell'Agatone? Ah, sì, forse quello bruno, robusto. No, 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 quell'altro. Non l'ho mai visto, eh. Ah, sì, forse quello con la gran barba, forzuto. No, no, no. Quell'altro. Ma davvero? Non l'hai visto? No, per Zeus, almeno per quanto ricordi, io davvero... Forse non te lo ricordi, ma lo conosci, certamente. Oh, no. Oh, ma quell'altro dici? Quell'altro? Sì, quello, 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 quello. Tenga il respiro l'etere senza vento, nell'azzurro flutto del mare, non strepiti. Dormano tutti gli uccelli. Gli uccelli. Restino fermi i piedi delle fiere selvagge. Selvagge che corrono per le selve. Quelli Agatone, mio grande amico e tuo padrone, il nostro sommo poeta, è pronto a crepare l'etere senza vento. È pronto a porre le fondamenta di un dramma. Un dramma, un dramma. A piegare curve di nuovi versi. I versi, a i versi. A dormire, incontrare pensieri. Pensieri. A forgiare parole e sentenze. A plasmare. E andare all'altro mondo. Ma chi è quel rustico villano che osa interrompermi ancora? Uno che vuole vedere il tuo amico. Ti prego, buon uomo, non dar retta a questo qui e chiami subito Agatone. Agatone sarà qui fra poco per iniziare il suo canto. Per decidere la mia ruina!
tragedie, parlo male di loro. Ti starebbe proprio bene per Zeus. Ma come pensi di cavartela? Eh? Quale spaghetto hai inventato, mio caro? Ecco, vorrei persuadere il poeta Agatone ad andare alla festa delle donne. Ah, e a che fare? Per partecipare all'assemblea. Lui è il solo che possa andarci. Parlare mi è difesa. Sì, ma avvertamento di nascosto. Di nascosto! Senza capire che è stato mandato da me. Che bella trovata, proprio nel tuo stile. In quanto a stratagemmi sei insuperabile. E così sarai salvo. Sacre vergini noi siamo, di ogni dea se vogliamo, ricche feste celebriamo. Ti rompe il mio filanto. Sistemami il manto. Aglaura è già pronta. Va bene. Tonda, della madre la dona. Dov'è la corona? La fiaccola è sacra, va sciagurata. Sacre vergini noi siamo, di ogni dea se vogliamo, ricche feste celebriamo. Alza la testa! Artemide amiamo! Sui fiori passiamo! Ogni verso è più bello! Dov'è lo sgabello? Poesia nel mio cuore! Che dolore! Ma dov'è Agatone? Io non lo capisco! Sacre vergini noi siamo! Dea se vogliamo, ricche feste celebriamo. Questa dolce canto per le venerande dee. Che visione celestiale a sentirvi, a vedervi. Mi fate un certo solletico e non posso mica fare a meno di chiederti alla maniera di Eschilo: ma da dove vieni tu, che sei più uomo che donna? E che cosa c'è sotto quest'abito? Che cosa c'entra la lira con la cuffia, la barba con il reggiseno e la spada con lo specchio? Dimmi, ti prego, tu sei un uomo o sei una donna? Avanti, parla, vuoi che io capisca tutto attraverso il tuo canto? Visto che non mi vuoi parlare. Oh, Begliardo, sento odor di invidia, ma ti dirò, io porto l'abito conforme al mio spirito. Il poeta deve sempre adeguare i suoi modi al dramma che sta per comporre. Perciò se io compongo il dramma di una donna, devo portare anche femminili. Alzati, subito, e pulisci. Ma davvero? E allora avvertimi quando fare un dramma satiresco. Collaborerò, vediamo un po', tenendoti la coda. È un suo modo indecente a vedersi un poeta roso, peloso. Pensa ai famosi Idico, Anacreonte o Alceo. Loro tutti portavano abiti femminili e la loro poesia era delicatissima. E prenico, prenico, l'avrai sentito nominare anche tu. Era bello e vestiva con raffinatezza,
Perciò i programmi erano meravigliosamente raffinati. La poesia necessariamente si deve adeguare all'aspetto. Ah, tu per questo mi metto in quel porco di filo che ne faceva solo porcherie? Non te lo schifoso, sei che produce certe schifezze. E ogni di queste schifezze, certe preture. Silenzio, silenzio, silenzio. Naturalmente, io che lo so, ho cura del mio aspetto e della mia persona. Per questo, per tutti gli dei, ti imbelletti in quel modo. Adesso basta, smettila di abbaiare. Anch'io, quando ero giovane, ho cominciato così la mia carriera di poeta. Per Zeus, non te l'hai vita davvero la carriera. Adesso basta, sta zitto. Lascia parlare me, Agatone. Caro, carissimo Agatone, è da uomo saggio dire molte cose in un discorso breve e conciso. E io, colpito da una terribile sventura, vengo da te come un supplice. Supplice davvero? Caro, carissimo Euripide, di cosa hai bisogno? Collega. Collega! L'ha chiamato collega! Devi sapere, caro Agatone, che oggi, durante la festa delle tesboforie, le donne hanno congiurato contro di me perché si sono persuase che io parli male di loro. E cosa potrei fare io per te? Proprio non capisco. Ecco, ti spiegherò. Se tu andassi di nascosto alla festa delle donne, fingendo di essere una di loro, e poi parlassi in mia difesa, sono sicuro che sapresti salvarmi certamente. Tu sei il solo che possa parlare. E da donna. Da donna. In maniera degna di me. Da donna. Da donna. Euripide, perché non hai intenzione di difenderti da solo, da solo, da solo? Ecco, ti spiegherò. Prima di tutto mi conoscono tutti, mentre tu... Beh, poi io la barba, mentre tu hai un bel viso rasato, liscio, una bella figura elegante, una voce delicatissima. Da donna. Da donna. Euripide, dimmi caro, chi ha scritto il sommo verso? Tu godi nel vedere la luce del sole, non pensi che tuo padre ne goda? Ma io l'ho scritto io, onestamente. Ah, sì? E allora non sperare di scaricare i tuoi guai su di me. Fossi matto, affronta ciò che è tuo. Non si possono affrontare i problemi con l'astuzia. Sei un vigliacco! Vergognato cialtrone, come osi rivolgerti così a sommerino? Calma, calma! Ma perché non intendi andare alla festa delle donne? Perché io farei una fine peggiore della tua. Penserebbero che sia lì per spiarle, per imitarle. E soprattutto per sostituirmi a loro nelle fatiche notturne. E non ti piacerebbe per sempre? Creanzato villanzone. Agatone, scusami, come mai ora hai tanta paura delle donne se tu, come me, conosci benissimo tutti i loro costumi e sai guidarle nella perfezione? Tu, Clistene, osi paragonarti a me? Io, con la mia poesia, posso imitare ogni sentimento più profondo di una donna. Tu sai solo imitarle a letto. Schifosa, squadrina, regola. Signore, signore, cioè, signori, calmatevi per carità. Ma non finisce qui, stanno certa. Agatone, mi aiuterai, non è vero? No, e non ci pensavo neanche. Loro mi uccideranno. No, ma tutto disgraziato. Disse Euripide, non lasciarti andare così, tu sei Euripide. La bella è finita. Non
Senti, questo qui lasciano perdere. Ci sono io, va bene. Non posso aiutarti e non intendo minimamente abbandonarti nel momento del bisogno. Avanti, alzati, caro. Tu vuoi fare di me quello che vuoi? Anch'io posso? No, tu no. No. Dici sul serio, caro, carissimo mnesiloco? Certo, no? Siamo parenti. Benissimo, hai ragione. Allora, prima cosa, manda subito traccia a casa tua e via tua moglie che oggi non ti vedrà per tutto il giorno. Poi, solite cose. Tratta, fa come ha detto Euripide e poi torna subito qui. Corri, svelto! Ma che cosa mi vuoi fare? Corri, svelto! Perché dovrei togliermi il mantello? Dovresti raderti la barba. È proprio necessario. Indispensabile. Dovrai assomigliare a una donna. Agatone, tu avrai sicuramente un rasoio in casa tua. Prestacelo. Ma certo, che domande. Sciocco. Sciocchino. Sappia, tu vai prendere un rasoio. E tu, siediti qua e gonfia la tua guancia destra. Forza, sbrigati. Rasoio a destra. Rasoio a destra. Rasoio a destra. Rasoio a destra. Ma che strillo! Cosa strillo? Ti stanno piccando un chiodo, Dove scappi? Al tempio delle Omenidi, non rimando mica qui a farmi aspettare! Non farei ridere con mezza faccia rasata! Me ne fischio, basta che mi salvi la pelle! Ti prego, non abbandonarmi! Ho solo te! Povero me! Su, alza la testa! Rasoio a sinistra! Rasoio a sinistra! Rasoio a sinistra! Rasoio a sinistra! La crema! La crema! 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 Il belletto! No, il belletto! Sì, il belletto, sì! Sì, il belletto! 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 Il rossetto! 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 Ma che... ecco! È un aspetto magnifico! Vuoi guardarti? Proprio insisti! Specchio! 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 Come ti vedi? A dir la verità, sei tu triste! Non preoccuparti! Il peggio è passato! Ora, Agatone! Visto che non hai voluto prestarci la tua persona, prestaci almeno le tue vesti eleganti. No, le vesti di Agatone no! Sta zitto! Ma certo, Sandia, vai a prendere la mia veste porpora. No, il porpora no, mi sta male. Mi sbatte. Hai silenzio. Almeno copritegli bene le gambe. Sono un po' forte di peli. Occorrerà anche un velo. E la cuffia? No, la cuffia no! Zitto! Santia, hai sentito? La cuffia da notte. Subito, cuffia da notte! Cuffia da notte! Cuffia da notte! Ah, per Zeus, è proprio quello che ci vuole. Va bene, almeno... Benissimo per gli dei! E ora, datemi il velo! Il velo da giorno! Velo da giorno! Velo da giorno! Velo da giorno! Ah. Perfetto! Ora sei proprio perfetto. Però manca qualcosa. Ma che cosa? Ma certo! Reggiseno! No, Reggiseno! 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 Svegliati! Subito! Sono finito! Sì, finito! Ora sei proprio finito! Ora sì che sembri proprio una vera donna! Senti, servirà anche una tunica e un velo per traccia. Ma che cos'è questo? Che cos'è? Coraggio! Ma che coraggio! Non sarà mica la fine del mondo! Questo è proprio finito! Per
qua, oh, lo so. E ora che hai avuto ciò di cui avevi bisogno, io me ne vado ed esce. Devi fare una voce femminile. In modo convincente, ci proverò. Adesso devi andare. No, per Febo, se prima non mi giuri che mi aiuterai in qualsiasi modo. Se mi troverò inguaiato, io manderò Tratta a chiamarti e tu dovrai correre a salvarmi. Lo giuro sull'etere, dimora di Zeus. Tanto vale giurare sulla casa di Foca. E allora giuro su tutti gli dei mortali. Ma ricorda delle parole che tu stesso hai scritto. Il cuore giurò, ma non ha mai giurato la lingua. Ma ora vai, dai! La festa sarà già cominciata e io è meglio che non mi faccia vedere insieme a te. Il mio destino è nelle tue mani. Addio. Oh, povero me. Dove sarà finito, Tratta? Tratta! Sono lui. Tratta! Dove sei? Eccomi. Arrivo! Eccomi, Bergier! Oh, mi scusi, signore! Mi sono sbagliato! Mi deve tanto scusare! Ma credevo di aver sentito la voce della mia padrona! E infatti sono proprio io, idiota! Che fai di non restare che arrivi avanti! Dobbiamo andare alla festa delle donne in abiti femminili, altrimenti, caro Tratta, le donne la festa la faranno a noi! Mettiti questa veste! Ma madrone, ma che e fatti? Anche questo velo fa freddo! Ma che dirà mia moglie? E tua moglie, non me ne importa, un fico secco fa freddo! Ma veramente? Oh, quante storie, sbrigati e ricorda! Dobbiamo evitare la voce femminile in maniera molto, molto, molto convincente! Ecco le donne, venerante dee, demeter Persefone, fate che possa farvi ancora tanti sacrifici, o che almeno nessuno sacrifichi me. Se le donne scoprono che siamo uomini, siamo perdute. Ha decretato quanto segue.
nel secondo giorno delle tesmoforie, si deliberi in primo luogo quale pena infliggere ad Euripide, poiché siamo tutte d'accordo che egli ci ha continuamente oltraggiate. Chi chiede la parola? Io. 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 Prima di parlare incingi la corona. Ma non io. Donne, non è per ambizione che voglio parlare, lo giuro sulle due dee, ma perché da troppo tempo soffro nel vederci infangate da Euripide, il figlio dell'erbivendola, e ricoperte di ogni genere di offese. È vero, si oltraggia in tutti i modi. Quando a disposizione teatro, core spettatori, ci chiama adulto, ninfomani, ubriacone, traditrice, chiacchierone, poco di buono, e grande rovina per gli uomini. Oh. E così, non appena tornano a casa, gli uomini ci guardano con sospetto e controllano se non ci sia un qualche amante nascosto in casa. E non possiamo più fare quello che facevamo prima, da quando è insegnato ai nostri mariti tante brutte cose su di noi. Sempre per tua, gli uomini mettono sigilli e caristerie alle nostre stanze. E questo è ancora perdonabile. Ma tutto ciò che è prima far nostro, come per esempio amministrare la casa o prendere le provviste, ora non possiamo più farlo. Perché gli uomini mettono tutto sotto chiave e queste maledettissime chiavi con tre denti non si possono falsificare. Mentre una volta aprivamo di nascosto tutte le porte facendoci fare un sigillo per tre ovoli. In conclusione, il mio parere è che bisogna ammannire ad Euripide una bella morte, col veleno o con qualche altro mezzo. Questo penso e questo dico pubblicamente. Il resto lo metterò per bene insieme alla segretaria. Quello che dite è giusto. Sono stati esaminati tutti gli aspetti della questione, con argomenti validi. Io dirò solo poche parole, poiché tutte le altre accuse sono già state imposte per bene. Però io voglio dire quello che è capitato a me. Mio marito è morto, lasciandomi cinque figli. Io, facendo corone da morto di Mirko, a stento riuscivo a nutrirli, ma bene o male, in fondo campavo. Ora Euripide, con le sue tragedie, ha persuaso gli uomini che gli dèi non esistono, ed io non vendo più nemmeno la metà delle corone. Da morto di Mirko! Ho finito. Perciò insisto che Euripide debba essere punito severamente. Donna! Non c'è da meravigliarsi che siate così irritate con Euripide, che ha parlato tanto male di voi. Di noi, ovviamente. Però anche io voglio dire una cosa. Giuro sulla testa dei miei figli che anch'io odio quell'uomo. Non sono mica matta, Però tra noi bisogna parlare chiaro. Perché ce la prendiamo tanto con Euripide? Si è rivelato solo due o tre delle mille malefatte che tramiamo. Io stessa, se sapesse quante ne ho combinate. Quante ne ha compiti? E va bene, ho visto solo una, ma bella grossa. Ero sposata da tre giorni e mio marito dormiva accanto a me. Ecco, io avevo un amante che, preso dalla voglia, viene a grattare alla mia porta. Dove? Figlia di mio marito. Ho una colica di ventre, vado alla latrina. Vai, vai! Questa Euripide non l'ha mai raccontata, come non ha mai detto che in mancanza di meglio ci facciamo soddisfare da schiavi e stallieri, e che dopo essercela goduta tutta la notte poi mangiamo uno specchio d'aglio per non far sospettare nulla ai nostri mariti. Non è forse vero che facciamo queste cose? Io dico che è vero, per Artemide. E poi abbiamo anche la faccia tosta di prendercela con Euripide, quando il male che abbiamo subito è certamente inferiore a quello che abbiamo commesso, sicuramente! Ma chi è questa sfera d'ognata? Ma cosa dici?
male delle donne. No, 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 se c'è libertà di parola, io ho detto a favore di Euripide quello che mi sembrava opportuno. Perché dovreste punirmi per questo? Tu sola hai osato parlare in difesa di un uomo che ci ha fatto tanto male. Ti strapperò i capelli. Euripide ha parlato di donne malvagie, come Fedra, ma un'opera su Penelope, famosa per la sua fedeltà, non l'ha scritta mai. Certo, perché tra le donne di oggi una Penelope non esiste. Siete Fedre tutte quante. Ma sentite cosa continua a dire di noi questa canaglia. E non ho ancora finito, potrei continuare. Ma sì? Certo, non ho detto neanche una millesima parte di quello che facciamo. E allora ti pigli un accidente. Ti strapperò i capelli. Non ho detto di quella che uccise il marito con la scure, di quell'altra che lo fece impazzire con un feltro e di quella che seppellì il padre addirittura sotto la bagnarola. Come possiamo stare a sentire questa disgraziata? Per le dee, basta! Queste parole ti costeranno care! Adesso basta! Ti strapperò! Via! Donne, donne, care donne, affiniamene i costumi. Prestatemi orecchio. Io vi sono amico, vi amo e vi proteggo in ogni occasione. Per questa ragione sono venuto qui da voi, per raccomandarvi di stare attente. Cosa succede? Ho saputo che oggi Euripide voleva mandare qui qualcuno. Che fa? Con quale intenzione? Per spiare i vostri discorsi e per conoscere le vostre intenzioni. Ma questo qualcuno sarebbe un uomo? Una donna? È un uomo! Come farebbe un uomo a non farti riconoscere? Euripide l'ha fatta acconciare da donna. Oh, e voi date retta? Quale uomo sarebbe così stupido da farsi travestire da donna, dico io? Se non avessi sentito con le mie orecchie, non sarei venuto qui. Ma la notizia che ci stai dando è terribile. Donne, non possiamo indugiare. Dobbiamo subito vedere. Se c'è un uomo, per scoprire dove è nascosto. Povero me. Per prima cosa dobbiamo identificarci. No. Siamo spacciati. Vediamo un po'. Tu chi sei? Come chi sono? Sono la moglie di Cleonimo. Voi conoscete questa donna? Sì, la conosciamo. E questa qui col bambino chi è? La mia nutrice. Dobbiamo spegnarcela. Aspetta, come vai? Fermati. Che succede? Con permesso. Devo fare un bisognino, scusate. Sei uno spacciato a seguirmi. Va bene, fa pure. Io ti aspetto qui. Nemmeno io. Ma sì, ma le mettono di tutto devo. No, 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 no. Insomma, quanto tempo ci metti? Ieri sera ho mangiato dei crescioni, scusate. Ma che crescioni, crescioni, forza, vieni fuori. Perché mi tiri così, sto male? Avanti, dici, chi è tuo marito? Ecco, mio marito è quel tale, lo conosci, eh? E lo conosci certamente, è quel tale di... Cotocine, cotocine, sì! Quale tale? È quel tale che quella volta con quell'altro, capito? Tu ci stai imbrogliando! No, ti penso io. Sei già venuta prima? Ma certo, per Zeus, tutti gli anni! E chi è la tua compagna di tenda? Questa qui! Oh, ma io non l'ho mai vista! Basta! La interrogherò io sulle cerimonie dell'anno passato. Tu sei uomo e non puoi ascoltare. Io uomo? Dimmi quale fu il primo rito che facemmo l'anno scorso. Primo beva in bocca! Secondo? Brindammo alla salute, sì! Questo l'hai sentito dire. E il terzo? Senilla chiesa una scodella perché non c'è più un vitale. Lisere, vieni qui. Che devo fare? Devi giudicare tu stesso. Mettiamoci in fila. Non potete fare questo. Sono una madre di nove figli. Oh, per Zeus. Orrore. Oh, per le dee. Che schifo. Oh, mio Dio. Su, è lui l'uomo, razza di cattivo rimbroglione. Che donna robusta e muscolosa. Zeus, non ha le tette come noi. Perché sono sterile, non sono mai stata incinta. Lei è la madre di nove figli? Scenderato.
con lui. Loro sapranno cosa fare. Donne! Donne! Ora, dopo una simile scoperta, non possiamo fare altro che cercare bene se qualche altro uomo si è intrufolato tra noi. Bisogna controllare il passaggio, fare il giro completo. Non perdiamo tempo, non possiamo indugiare ancora. Tu starai di guardia. Ma chi io? Sì, tu. Presto gli occhi. No! Pure, ma se non mi lasciate andare tu e il tuo piccolo, non lo imboccherai mai più! State indietro tutte ferme, non scherzo, eh! Donne, aiutatemi! Non lasciate che io sia arrivata! È la mia unica creatura! Oh, venire al demore! Come potete permettere che si commetta una tale nefandezza? Solo così posso oppormi alla vostra prepotenza! È un'azione spaventosa! Non ti vergogni di ciò che hai fatto! E non ho ancora finito! Ma non tornerai tranquillamente da dove sei venuto! Né ti manterrà di averci colpiti impunemente! Quale Dio ti aiuterà in questa azione scellerata? Potete parlare quanto vi pare, ma il bambino non ve lo darò più se non mi lasciate andare via! Si porterà alla rovina quest'atto di violenza! È un sacrilegio! E noi risponderemo come giusto che sia! Bisognava già aver preso la legna per bruciare questo furfante! Andiamo subito! Quale volete, un bel tizzone? Andate, andate pure, ora vi faccio vedere io! Adesso ti sfoglio, piccolo, e ricordati che della tua morte devi incolpare solo tua madre! Ma che cos'è questo? Il bambino è un odre divino? Donne, imbroglioni, ubriacone, siete la fortuna degli osti e la rovina degli uomini e della casa. Ora vi faccio vedere io. Ecco la legna! Chiudere le passeggine! Avanti! Avvocatele, avvocate pure! Tu, donna, rispondimi! L'hai partorita tu, questa creatura? Certo, l'ho posata in grembo per 9 mesi. Ah, davvero? Certo, per la servite. Ah, sì? E quanto tiene? 3 mesi? Cronaca, quanti anni ha di invecchiamento? No, per favore. E allora ti bruceremo. Fate pure, ma questo ormai è mio. No, ti prego, ridammelo e fatti me ciò che vuoi. Che animo davvero materno, ma la creatura me la scolo io. Ahimè, lascia per almeno un sorso del sangue di mio figlio. E va bene, ubriacona, questa grazia voglio accordartela. La pelle della vittima aspetta la sacerdotessa, ma solo dopo il sacrificio. Ma te lo sei già scolato tutto! No, non sono stata io. Se non sei stata tu, è stata quest'altra. Siete tutte e due delle gran sprocciate! Non usare più di quelle donne! E non ho ragione per Zeus! Quei uomini li destinati sempre il sesso femminile per qualunque guaio che ti capiti! Dico che noi siamo la rovina degli uomini della casa e che da loro hanno tutti male! Discordie! Rivolte! Guerre! Ma se è così, perché ci sposate? Se davvero siamo la vostra rovina, allora perché ci tenete chiuse in casa e custodite questa vostra grande rovina con così tanta cura? Se la moglie esce un momento impazzita di furore invece di gioire perché la vostra rovina se n'è andata. Se ci affacciamo un momento alla finestra, voi fate di tutto per vederla, quella rovina. Se ci addormentiamo a casa di una nostra amica, non riuscite mai ad addormentarvi senza la vostra rovina a fianco. È evidente che siamo migliori di voi. Sì, siamo migliori di voi. Una donna che rubi un sacco di quattrini all'erario non si è mai vista. Il massimo che posso rubare è un paniere di frumento e il giorno dopo lo restituisce. Per giunta, donne tagliaborse, mercenarie, mercanti di schiavi non sono mai esistite. Invece, di donne che sappiano pazientare, conservare, partorire, ce ne sono flotte. Tutte cose che voi uomini non sarete mai in grado di fare. Le donne sono migliori degli uomini! Di cui parlava Clistene? Sì, è questo l'impostore. È venuto da noi donne, vestito così. Lo terrà saldamente e resterò a guardare che nessuno si avvicini a liberarlo. Bene, è un imbroglione e cercherà in tutti i modi di svegnarsela. Ti supplico, frisami, per questa mano che sei solito dare che ti offre un po' di denaro, fammi un piccolo favore dal momento che devo morire.
Quale? Prima di legarmi, fammi spogliare, altrimenti anche i corvi che divoreranno la mia carne vedranno di me. No! Hanno deliberato! Tu sia legato vestito da donna! Così che a tutti i passanti sia evidente la tua colpa! Ma regalo che mi hai fatto, tu mica formula, eh! E non c'è speranza di salvezza, a meno che tratta non sia riuscita a chiamare Euripide! Ma che dico, sono finito! Ma zitto! O ti farò gridare io! Ordine che urlare in cielo! Arciere, ti prego! È inutile che preghi! Britano, ti supplico, ordina all'arciere di allentare un po' la corda! Volentieri! Corda! Corda! Disgraziato, me ne stretta più forte! Ma più forte? Corda! Che ti venga un accidente, maledetto! Chiudi il becco, disgraziato! Ti conviene stare calmo se non vuoi peggiorare la tua situazione! Smettila di agitarti! Ah, che bel regalo che mi hai fatto, Euripide, ah! Avevi giurato che mi avresti aiutato in qualsiasi modo! Ma sono diventato cieco a furia di vedere i serrivi e di te neanche l'ombra, certo! Ma cosa sarà successo? Forse non sa che sono nei guai. Forse Tratta non sarà riuscito a chiamarlo. O Euripide non avrà trovato un espediente per salvarmi. Sì, ma io che posso fare adesso? Oh, che sono! Potrei recitare uno dei suoi versi. Potrei fare Elena. Tanto, vestito da donna sono già. Appellata fui, Elena! Perché ti guardi intorno, furfante? Cosa stai cercando? Appellata fui, Elena! Ma io, Elena, se non la smetti! Appellata fui, Elena! Ridiventi donna prima di aver scontato questo travestimento! Presso i flutti dello scamandro molte vite perirono! E magari anche tu con loro! Sono qui! Sola! E mio marito, Menelao, non è ancora arrivato! Perché vivo ancora? È colpa dei corvi che sono pigri! Ah, sta zitto, ti dovrai lamentare con ragione! Pezzo l'imbroglione! Con questa lenza non ho preso nulla, accidenti! E che cos'altro posso recitare adesso? C'è uno! Potrei fare Andromeda incatenata, tanto incatenato sono già... Spietato chi posa i ceppi me, sventurata! Chi sei tu che il mio dolore compiangi? Ecco sono io, che le parole tue rimangono! Sei un salvatore, la voce di Euripide non mi ha abbandonato! Oh, Sacanotte, quanto è lungo il cammino del tuo carro! Arro, arro! Più di ogni altra, Andromeda, una sorte infelice! Felice! Morte atroce! Oce, mi finirai con queste ripetizioni odiose! Oce, fai un'ora! E pecca te! No, ma basta! Chiamerò altri soldati! Oh, no. Che accidenti è questa voce? Oce, sei tu che parli? Arli, arli. Sei tu che mi sfotti! Oh. Fottiti! Fottiti! Non sono io! No! È una donna di là! Dove? Ti è scappato! Sono finito! Smetti di guire come un cane! Cosa stai borbottando? Non parlare più! Ti faccio crepare io! Prima del tempo! Signor arciere! Oh, signor, mi dovete scusare! Oh, un favore da chiedere! Questa fanciulla è molto timida, ma stasera dovrà danzare a un bel gruppo importante. Io prima vorrei che facesse un po' di pratica. Provate a danzare per voi due, che siete sicuramente esperti di danzatrici. Sono salvo. Danzi pure. Io non ho niente in contrario. Anche io. Su, cerchiata, muoviti per bene anche già. Come sai fare tu? Danza, tratta, danza, avanti! Ma non è delizioso! Sembra una pulce su una pellicola! E tirati sulla vestina! Ma su, fammi vedere le gambe! No, per pietà! No, per pietà! Timida e molto timida! Avanti, avanti, danza! Balla come sai fare tu! Che bella pelle! Che belle braccia! Dai un bacio, Vincenzo! E a me non lo dai! Ma certo! Dai un bel bacino a tutte e due! Beh, però ve l'ho detto, adesso deve danzare! Su, mezzana! Facci questo piacere! Quanto mi date? Quanto vuoi? 10 dracme! Eccomi! Mamma, ma senti! Venezio, Venezio! Ma non guarda l'altro! Thank you.
Artemisia! Ricorderà questo nome! Grazie a te, Hermes, signore degli inganni. Finalmente posso liberare te e liberare me da queste vesti. Ma guardate! C'è un altro uomo! Guardate, donne! È Euripide! Il momento è buono. Se volete, possiamo fare definitivamente pace. Dichiaro solennemente che da oggi in poi non parlerò più male di voi. Perché ci fai questa proposta adesso? Perché quest'uomo è mio parente. Se voi lo lascerete andare via, dichiaro solennemente che non parlerò più male di voi nelle mie tragedie. Ma se rifiuterete, scoprirò tutti gli inganni che voi fate ai vostri mariti. Beh, a me non sembra un buon fatto. Aspettate, non abbiamo fretta, dobbiamo riflettere. Sarà prudente per noi. Io sono molto incerta. Non c'è da fidarsi. A me sembra un buon fatto. A me non sembra un buon fatto. Neanche a me. Non dargli retta. Facciamo la pace. Ma sì, dai, perché non fare la pace? Consultiamoci. Venite. Venite, dai, facciamo la pace. Quanto sta a noi? Siamo d'accordo. Adesso corri, corri a casa tua moglie, forza, prima che quei due ti ritornino. Forza, sbrigati. Ma sì, sarò velocissimo, ma come farai tu se arriveranno prima che te la sia svignata? Non preoccuparti, io li aspetterò qui. Artemisia! Artemisia! Pezzana, ce l'hai fatta proprio grossa! Ce l'hai fatta! Siamo i ragazzi pronte, ma le dei ci inginocchiamo.